10 maggio 1977 muore Lucille Fay LeSueur, in arte Joan Crawford, una delle ultime vere stelle di Hollywood. Nata il 23 marzo 1904 a San Antonio, Texas, raggiunge il successo nel 1928 recitando nella pellicola Our Dancing Daughters. Labbra carnose sottolineate da abbondante rossetto, occhi truccati in modo da sembrare più grandi, vince il premio Oscar come migliore attrice protagonista per il romanzo di Mildred nel 1945. Fra i suoi ultimi successi internazionali è l'interpretazione in Che fine ha fatto Baby Jane del 1962 accanto alla sua eterna rivale Bette Davis. La sua vita e il suo comportamento di madre nevrotica, alcolizzata, collerica, egoista, dura ai limiti del sadismo, sarà raccontata dalla figlia adottiva Christine in Mammina cara del 1981. Come sapete, in America non esistono festival cinematografici come da noi. Il festival cinematografico è un fenomeno tipicamente europeo. Qui in America c'è questa grande serata, questa premiazione degli Oscar, e veramente vedete che grande assembramento c'è qui per questa cerimonia. Dobbiamo dire che, voi sapete che gli Oscar vengono assegnati ai film che sono già stati presentati al pubblico, cioè questa assegnazione non è soltanto ai meriti artistici ma anche ai meriti commerciali. Guardate tutto questo pubblico sulle tribune, riunito alle televisioni americane, tutte le principali stazioni, e adesso cercheremo di avvicinare così qualche personalità che incontreremo qui in questa cerimonia. Ed ecco Cesar Romero e Joan Crawford. Cesar Romero è tutto completamente bianco, noi ce lo ricordiamo nero quando faceva le parti dell'ardente messicano. Ed ecco Joan Crawford, e Joan Crawford è veramente la signora di quella che è stata l'Hollywood di una volta. Good evening, Mr. Crawford, is it for the Italian television? Italian television. Darling, Italian television. No, parlo italiano. Sì, parlo italiano. Hablo español. Bene. Hablo español, muy bien. Sí. ¿Por qué tiene esta barba? Para una película que voy a hacer en España. Sí. La señora, usted, you are working now in... In July, I come here to make a picture with Mr. Bob Aldrich, with Betty Davis. Tornerà qui in... Fra poco a girare un altro film, Joan Crawford tornerà al cinema, ha annunciato con una nuova pellicola. Thank you very much, grazie.